Elisabetta. Buonasera a tutti. Qui con me su questo palco c'è tutto il Nord-Est che vi abbraccia. Il mio Nord-Est, il mio Veneto, la mia Emilia Romagna, il mio Friuli Venezia Giulia, il mio Trentino Alto Adige, tutti gli amici di queste regioni qui con voi in un abbraccio straordinario. Permettetemi di salutare il mio commissario Tajani, un grande, straordinario commissario che lavorando in un modo pazzesco è riuscito a portare l'Europa a riconoscere, pensate, l'hanno capito anche a Bruxelles grazie al suo lavoro, che i nuovi posti di lavoro si fanno con le piccole e medie imprese. Grazie Antonio del tuo lavoro. Grazie Raffaele Baldassarre, abbiamo vinto tante battaglie, si comunica poco quello che noi facciamo al Parlamento, soprattutto dopo che con il Trattato di Lisbona il Parlamento è diventato co-legislatore a tutti gli effetti, ne abbiamo vinte tante di battaglie, quelle del Made In, il regolamento per vincere alla fine dell'anno, non sarà più possibile il cosiddetto Italian Sounding, basta Parmesan, basta tricolori sui prodotti che non sono nostri, che non sono italiani. Abbattiamo la burocrazia con le nostre nuove regole. Allora, noi vogliamo però che sia chiara una cosa. Oggi lo dicono tutti, tutti dicono vogliamo un'altra Europa. Ma c'è chi l'ha fatto, c'è chi è andato lì a fare le battaglie, chi l'ha detto e chi è stato il nostro presidente Silvio Berlusconi, che nel 2011, ce lo dice il libro di Zapatero, ce lo dice il libro di Alan Friedman, ce lo dice il libro di Tremonti, è andato là e ha detto no al fiscal compact, ha detto no a un fondo salva stati spropositato e sproporzionato per un paese come l'Italia che ha risposto verso i paesi in difficoltà per solo il 5%, ma però oggi non è giornata di dati, di cifre. Io credo che sia la nostra storia che parla per noi, perché quando Berlusconi ha detto elimineremo la leva militare obbligatoria, l'abbiamo fatto. Quando Berlusconi ha detto noi porteremo le pensioni minime a 1 milione, l'abbiamo fatto. C'è qualcuno invece che per il momento racconta storie e noi leggiamo invece sui giornali mentre dice ancora che vuole abbassare le tasse, che arrivano nuove stangate, che la TASI aumenta, basta vedere il sito della CGA di Mestre. Abbiamo visto che rispetto a quella che era l'ICI ultima del governo Berlusconi, per i capannoni ci sarà un aumento dell'89%, per gli esercizi commerciali del 133%, abbiamo letto oggi che ci sarà una stangata sui vitivinicoltori e qui siamo uniti, voi della Puglia, del Sud Italia, fino al nostro Nord-Est. E allora guardate, io dico solo una cosa oggi che per me è importante che noi non ci facciamo condizionare da questo clima che vorrebbe convincerci che siamo un po' acciaccati, che vorrebbe convincerci, come sempre, da sempre, che non siamo, ma noi ne abbiamo la consapevolezza, invece l'hanno detto tutti qui sul palco, maggioranza nel paese. Allora io vorrei, permettetemi qui, di dirlo con le parole di una donna che l'ha saputo dire molto meglio di me, che è una grande italiana, che è Oriana Fallaci. Parlando di questa Italia che è l'Italia maggioritaria, ha detto: e quest'Italia, un'Italia che c'è anche se viene zittita o irrisa o insultata, guai a chi me la tocca, guai a chi me la ruba, guai a chi me la invade. E io aggiungo, è con questa Italia e per questa Italia che noi vogliamo vincere e vinceremo, e quindi tutti insieme, forza Italia, forza Italia, forza Italia, forza Presidente! Grazie Elisabetta, grazie.